Se credete che vi aspetti una settimana tosta, pensate a quella del Fasano, Picerno e Taranto in trasferta, poi il Bitonto in casa, il tutto tra domenica 7 e domenica 14 febbraio. Calendario di lavoro compresso e ricco di insidie, quello del gruppo allenato da Vito Costantini, che ha confermato segnali di crescita anche nell'1-0 di mercoledì al Cerignola. Siamo portando avanti un discorso, sta prendendo forma la rosa e quindi stiamo inserendo gente nuova e piano piano ha i suoi tempi di attuazione questo progetto, questo nostro voler fare calcio. La rete di Di Fino alla mezz'ora del primo tempo ha permesso ai fasanesi di abbandonare l'ultima posizione, staccando di 2 punti la Putiolana e tornare a una vittoria che mancava da ottobre con il 2-0 al Brindisi. Io in primis ho detto ai ragazzi godiamoci questi pochi minuti ma pensiamo già alla prossima perché la situazione ci impone di rimanere con i piedi per terra e guardare partita per partita. Buoni i segnali arrivati dalla tenuta difensiva. Per la prima volta in stagione la porta di Suma è rimasta inviolata per 2 gare di fila nello 0-0 di Francavilla e appunto nel successo di misura sull'Audace. Contentissimo del reparto difensivo, però vi posso garantire che per poter fare una prestazione del genere di reparto vuol dire che ha funzionato tutto nel modulo della squadra, ha funzionato tutto che ha permesso di far bella figura non solo al reparto difensivo. Ai 7 giorni che non consentono sul calendario cali di concentrazione, mister Costantini ci arriva anche con un occhio al mercato. Le ultime trattative hanno portato a Fasano Camarà, Dorval, Lopez e Lo Savio, non sono però da escludere altri interventi. Bisogna avere soltanto pazienza e aspettare che questa operazione si completa con il completamento della rosa e quindi con tutto il nostro mettere dentro quello che vogliamo portare poi in campo la domenica.